Benvenuti al nuovo video di Final Fantasy, dove potremo vedere dei meravigliosi scenari. Faremo tanta attività fisica all'aria aperta. Vedremo delle bellezze mozzafiato. Faremo attività sportive da spiaggia, ma soprattutto evocheremo Odin. Quindi vi lascio alla sigla. Allora, dunque, superata la sigla, vi do di nuovo un saluto. Siamo all'inizio del capitolo nuovo del gioco. Da quello che potete vedere dai sottotitoli, vi consiglio di mettere in pausa. Ci sono delle considerazioni fatte da Zack. Innanzitutto, sta ricapitolando quello che è successo, e quello che è riuscito a scoprire, ovvero che la madre di Angel era cioè aveva preso parte a un esperimento segreto dell'Anshira per permettere la creazione di questi fantomatici soldati perfetti, superpotenti. Dopodiché, noi siamo rimasti, bloccati, nel senso che comunque siamo stati mandati in vacanza forzata. Ed eccoci qui, pieni di dubbi, a fare esercizio sulla spiaggia, Sentai motion? tutto tutt'altro No. che rilassante. Never mind that. What is this? E Are they sembra putting me out to che pasture? alcuni dei membri dei Who Tarks could use some R&R? siano attorno a I'm noi bored. That's per it. strani Calling you. motivi. Ecco, ad George esempio, Lazar's not in? Sydney sembra che sia He's been missing la for a while now. nostra It was sorvegliante Lazar who was quasi. spending Almeno Hollinger's quella è research, l'idea using the che si company's money. ottiene. Are you serious? We're interrogating Hollinger, so we should learn more soon. Il direttore della Shira è What's wrong with momentaneamente this? sparito. People, what are they all thinking? Abbiamo The truth delle lies situazioni within each person. interessanti. Quindi But even Hollander truth si seems è so arreso, è stato senseless messo in, once it leaves diciamo, their in mouths. prigione o comunque in una struttura protetta. Sisnei, go do Struttura something. protetta Calling nella quale Annie. pare che stia How do you know that? collaborando. Am I being watched? No, she's Ah, the one colpo being di scena. watched. That girl is an ancient. The only one left in the world. Ok, You altra didn't know? rivelazione. Come She avevo detto in uno never said scorso anything. video, The i only Tarks, o one comunque la Shinra, left in the tiene world sotto knows. controllo Aerith, perché comunque loro sanno She is one of a perfettamente kind. che è l'ultima discendente di questa razza di antiche creature, di questi appunto antichi che Heads up! abitavano il mondo tantissimi anni Genesis fa, copies! e che al suo interno ha dei poteri latenti ancora non ben definiti. Vacanze rovinate da venditori da spiaggia ambulanti, ovvero soldati copia, credo, di Genesis. E noi li affrontiamo a colpi d'ombrellone. Sì, prendeteli in faccia, vi vedo a colpi d'ombrellone, stronzi, non siete altro. Le mie vacanze. Carina questa parte del gioco perché comunque siamo completamente fuori dai canoni, no? Cioè abbiamo costume da bagno, ombrellone. Ah, e vabbè, come avevate visto, vi ho fatto vedere nell'anteprima, questo è uno dei momenti epocali del gioco. Cioè non solo sono riuscito a evocare Odin, ma oltre con il Triss di 7, quindi pure un livello. Odin ha una schermata veramente bella, penso che sia una delle migliori del gioco. Mi sono sempre chiesto come fa a non inciampare col suo cavallo che ha 8 zampe, 4 davanti e 4 dietro. Ha una trazione 8x8? 4x4 questo 8x8, sì. E
e con quel colpo abbiamo eliminato tutti i nemici che erano sul schermo. E non si capisce molto bene perché in questa battaglia particolare i mostri continuano a spuntare, i soldati continuano a spuntare continuamente, man mano che li uccidiamo ne arriveranno altri, ecco come potete vedere. Vi comunico che nel momento in cui sto registrando questo video ho preso una PS4, quindi squillino le trombe e rullino i tamburi, finalmente anch'io potrò giocare a Final Fantasy XV e World of Final Fantasy. Ok ragazzi, questa è una confessione, sono un po' monotematico, una PS4 non l'avrei comprata per nessun motivo, sono le uniche due ragioni, poi magari la speranza che finalmente esca un remastered remake di Final Fantasy VII, che è sempre la famosa la speranza è l'ultima a morire. Comunque vediamo che succede. Sì, ora non so se riuscirò a fare qualcosa tipo gameplay o roba del genere dei giochi, mi piacerebbe, però non ho gli strumenti, cioè devo ancora studiarmela un attimo, devo capire cosa si devo fare, se devo per forza avere l'apparecchietto d'acquisizione video o se posso praticamente farli direttamente. Comunque, bando alle ciance, abbiamo finito il combattimento, adesso stiamo per scoprire qualcosa in più. Feng ci dà delle info abbastanza importanti, ovvero che la città dove viene tenuto in prigione Hollander è stata attaccata da delle copie di Genesis. Pare che comunque Genesis questa è una teoria. Genesis morendo dovrebbe essere entrato nel life stream che circonda il pianeta, dove praticamente tutte le creature che muoiono confluiscono. Questo penso che lo dovreste sapere, fa parte un pochino della lore del mondo di Final Fantasy VII. Però il fatto che lui riesca da quella sua condizione a comandare ancora le sue copie e i suoi cloni è una cosa un po' strana, ma di questo lo scopriremo più avanti nel gioco, vedremo se è effettivamente una verità o se è una mera congettura. E mentre abbiamo spiegato, vi ho spiegato un po' quello che potrebbe essere una probabile verità su ciò che sta accadendo a tutte queste copie, a tutti questi soldati cloni che ci attaccano continuamente, Feng ci ribadisce il nostro incarico, ovvero dobbiamo fare, virgolettando, la balia a Hollander, perché è un soggetto particolarmente importante, ha delle conoscenze da mantenere. È uno scienziato pazzo, lo sappiamo, ma è quello che poi effettivamente è riuscito ad andare più avanti di tutti col famoso progetto che è alla base un pochino di tutto questo gioco, ovvero essere riuscito a impiantare all'interno di un corpo di un ospite umano tradizionale le cellule di un antico. Chiaramente sempre facendo un po' riferimento alla lore di Final Fantasy VII, quelle cellule tutto sono tranne che di un antico, perché le cellule prese a questa creatura chiamata Genova sono creature di un essere alieno, e quindi siamo totalmente fuori strada. Va bene, altri dettagli di lore del gioco. Una cosa che penso che farò probabilmente non so bene quando,
o magari se mi viene un attimo diestro interrompendo i gameplay tradizionali del gioco, o magari alla conclusione del gioco, non sarebbe male raccontarvi. Spero che non si siano sentiti i clacson, ma il semaforo è appena diventato verde. Questa è un'informazione fastidiosissima, ma io qui ho avuto uno strombazzamento infinito. E dicevo, un video in cui vi racconto un pochino della lore di Final Fantasy VII e dei suoi vari spin-off, ovvero dei rapporti tra tutti i personaggi principali e secondari, tra buoni e cattivi, e alcune delle motivazioni che fanno sì che si fosse predestinati ad andare avanti nella direzione del gioco. E mentre io parlavo e cercavo di imitare malamente, perché insomma lo sappiamo tutti che il buon Sabaku è inarrivabile raccontandovi dettagli, abbiamo potuto vedere intanto la limit di Genesis, perché anche lui è entrato nel nostro elenco di mosse sbloccabili, e questa nuova limit versione animalesca, che è quella di Chiactus, che si può sbloccare portando a compimento le missioni del menu del gioco. Cosa sono le missioni? Sono praticamente delle appunto mini missioni dove dobbiamo solitamente sconfiggere un boss, cioè un mostro, alla fine di una piccola mappa, e queste missioni si rifanno a quello che abbiamo fatto durante il gioco, ovvero riaffrontiamo tutti i boss che abbiamo sconfitto, andiamo a caccia di tesori, cerchiamo delle materie per migliorare, eccetera. E questa ed è una lista parecchio lunga di mini sotto quest, ecco, da poter completare. Sono utili chiaramente per poter salire di livello e per poter trovare oggetti ed equipaggiamenti migliori. Inoltre mi ero riprendo il gioco, poi straparlerò più avanti. Siamo saliti di piano prendendo l'ascensore e abbiamo trovato un altro clone di Genesis per l'ennesima volta, che questa volta è armato di una cosa abominevole che sembra una pistola mista a un fucile con una spada. Gli ho rubato un oggetto, vi stavo dicendo appunto questo. Gunblade, questa quindi è una Gunblade, citazione dal seguito, quindi da Final Fantasy VIII. Questa è molto meglio di quella di Squall, devo essere sincero, mi piace di più, mi ispira. Comunque, dicevo, da quando il ragazzo nei bassi fondi di Midgard ci ha regalato la sua materia per rubare, io non l'avevo mai toccata. Mi è venuta questa sorta di illuminazione divina, perché non cercare di rubare cose ai nostri nemici? Quindi difatti, da quello che potete vedere in gioco, vado in giro rubacchiando ai nostri avversari. Dunque, Hollander dovrebbe essere qui vicino perché è scappato. Problema, scappato in maniera abbastanza sospetta, mi sa che ha orchestrato un po' tutto per riuscire, cioè questo attacco è stato voluto e più o meno gestito da lui per poter trovare una via di fuga. È un furbone, sembra quello stupidotto, però in realtà ne sa. Nel frattempo vado a proteggere Hollander da se stesso. Non so se voglio essere protetto. Comunque, come sempre, è arrivato il momento dei miei ringraziamenti. Grazie per seguire questi video, avere ancora la voglia di sentire la mia brutta voce.
iscriversi al mio canale, lasciare qualche pollice e lasciare qualche commento per poter far partire un dialogo. Come al solito sono qui e aspetto le vostre domande, domande di qualunque tipo, di qualunque genere, inerenti al, sempre al mondo dei videogame. Poi non lo so se mi volete chiedere altro, vediamo se mi va di rispondervi. E un altro, e mentre io qui vi racconto cose per intrattenervi, altro genere, altro clone di Genesis, sempre armato di spada, si presenta, armato di Gunblade. Ho notato anche che non si può rubare. Peccato, cioè ho rubato un clone e non posso rubare gli altri? Cioè, che succede? Vabbè, vediamo. Intanto siamo quasi arrivati in eccolo! Ehi, tu vieni qua! Ti devo proteggere! Non mi sembra molto interessato a farsi proteggere da noi. E ancora. Ah, questo è armato di lanciagranate? Ehi, watch it. Activating combat mode. Niente, neanche questo. Peccato, mi sarebbe stato più giusto poter rubare a tutti i cloni, insomma. Cosa che mi sembra abbastanza triste, perché ci sarebbe stata tutta una considerazione in merito al gioco, quando facciamo partire questi, cioè quando ci partono queste scenette di intermezzo in cui facciamo danno ai nemici, non sono skippabili. L'unica che ho visto comunque skippabile è stata quella di Odin, forse perché magari è un po' più lunga delle altre. Peccato che non... forse mi è spuntato una volta sola in uno dei primi video, Ifrit? Ma non ho visto nessun'altra summon, solo queste due. Vediamo. Dunque, siamo arrivati alla conclusione di questo corridoio. Ora c'è l'interruttore lì da premere e andremo avanti nella storia. Hollander si è nascosto già oltre questo portone e adesso vediamo che cosa succede. Io sono un po' indeciso perché non so se ho preso tutto, ma penso proprio di sì, non ci dovrebbe essere molto. Di nuovo continuano a infastidirci, cioè non c'è speranza, non c'è pietà. Difatti anche Zack si sta annoiando di questi continui rallentamenti. L'MP cost. Sì, devo fare più attenzione quando mi dà questi messaggi, perché ad esempio senza spendere MP posso usare veramente le magie all'infinito. Però c'è anche da dire che io magie non ne ho, perché l'unica magia utile è quella della rigenerazione e le barriere, ma per questi non mi sembra il caso neanche di usarli. L'attacco Gunblade. Altro gioco che sarebbe carino da provare, anche perché comunque l'ho giocato pochissimo perché non è un mio genere, il mio genere di gioco preferito, è sempre per la PSP, è Dissidia. Altro gioco, diciamo, celebrativo del mondo di Final Fantasy, dove possiamo giocare con tutti i personaggi da tutti i vari giochi.
quello mi ricorda questa cosa, perché comunque in tema di Gunblade, no? Questa possibilità, perché si poteva usare Squall, si poteva usare Cloud e tutti gli altri personaggi. Nel frattempo che io vi parlo di altri giochi, abbiamo davanti il boss di questo punto del gioco. Questo carro armato meccanizzato super corazzato e i suoi droni volanti. Ma qual è il problema? Ci tira cannonate così con nonchalance. Power Attack, questa poi dopo la studiamo. Quindi in questo caso partiamo con le cose importanti, quindi tutti quanti i buff magici di protezione che ci tornano molto utili. E dopo andiamo, come diceva qualcuno quest'estate, andiamo a comandare. Prima togliamoci queste zanzare fastidiosissime. Aia, schiacciato. Dunque, in pratica questo boss che cosa ha? Ha un cannone, ha un attacco frontale, cioè in pratica ci schiaccia. E poi credo che mandi questi piccoli droni che fanno danno di natura elettrica ogni tanto, credo. Allora, niente. Questo, a parte all'inizio del video mi sono andate molto meglio questi giri di slot, mi capitavano con più facilità cose interessanti. Cioè, abbiamo iniziato con Odin, con tutto rispetto. Ora non sto riuscendo, ecco, di nuovo. Soprattutto quando entra poi questa modalità con gli animali, è difficile far andare il triss, far spuntare il triss giusto. Sì, dicevo, intanto ha rievocato di nuovo i suoi piccoli droni fulminanti. Poi per il resto il boss non è tanto difficile. Infatti ci basta evitare il cannone e non stare mai troppo davanti per non venire schiacciati, e eliminare quando le evoca le zanzarette drone che ci danno un po' di fastidio e ci attaccano. Mi sembra di vedere che comunque sia abbastanza tosto per quanto riguarda i suoi punti vita. Magari da qualche parte ci sarà una wiki dove su internet, intendo, dove ci sono segnati anche i punti vita di questo boss. Perché al momento sto notando che è un bel po' coriaceo. È anche vero che non sto facendo dei danni importanti con il settaggio da difesa. Sono sì più resistente io agli attacchi dei nemici, ma sono anche un pochino meno dannifero, passatemi il termine. Comunque, semplicemente... Ah, c'è anche un attacco di mitragliatore, un Gatling. Rinnoviamo la rigenerazione, così sono sempre a buon punto con i danni che posso subire. E la cosa principale, che penso che sia comunque la strategia di base del combattimento, è evitare il suo cannone ogni volta che fa la skill, come in questo caso. Vediamo se riusciamo. Genesis, dai. No, Cloud. Cloud, però non servivi, onestamente. La mitragliatrice è particolarmente scarsetta in danno. Sono molti attacchi, ma non sono molto, molto potenti. Se anch'io riesco ad evitare, riuscissi ad evitarli, sarebbe meglio. Aia, ci vuole una cura seria. E ora possiamo tornare al combattimento. Le moschette, credo, i droni, credo che sia sempre meglio eliminarli.
anche se poi lui li rievoca, però nel frattempo siete un po' più liberi, perché avere tutti questi mostriciattoli che danno fastidio non conviene. Oh, finalmente, no, è stato veramente duretto come avversario. L'abbiamo smontato a pezzi. Bravo lui che arriva al lavoro finito e si prende i meriti. Quindi la situazione a quanto pare è questa: la città è stata praticamente assaltata, presa d'assedio, e quindi questo corridoio è stato trasformato in un campo per profughi e per dare un luogo sicuro agli abitanti. Noi sfruttiamo questi minuti per parlare un pochino con i personaggi, vedere se hanno qualcosa di importante da dirci, ma non mi sembra che abbiano nulla. E io ne approfitto, e siccome vi ho fatto vedere già quasi mezz'oretta di gioco, vi saluto e vi ringrazio come sempre per seguire i miei video. Ciao a tutti, un abbraccione da Massimo e ci vediamo al seguito di Final Fantasy Crisis Core. Magari, chi lo sa, qualcos'altro. Come vi ho detto all'inizio video, mi è arrivata la PS4. Ciao a tutti, buon divertimento, a presto.